Ciao, benvenuti sul canale e bentornati in questo nuovo video. Io sono Elena, per chi ancora non mi conosce, e volevo parlarvi, sta spopolando ormai questa tipologia di video, dei miei preferiti 2023, quegli acquisti del 2023 che mi hanno fatto dire wow, per cui sono rimasta davvero sorpresa, per cui ho utilizzato i prodotti veramente, veramente con piacere. E parlarvi di un po' di tutto e un po' a random. Sì, quest'anno sono un po' più impulsiva, vedrete proprio alcuni aspetti della me che magari non avete ancora conosciuto. E quindi vi parlerò, vi dicevo, a random di serie TV, abbigliamento, make-up, skincare, perché ovviamente essendo un canale beauty non ce li possiamo mai far mancare. Quindi direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere, anche se come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di pigiare il bottoncino e la campanellina appunto per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che caricherò. Mi fa sempre piacere tenervi compagnia, quindi direi che possiamo anche partire con i preferiti 2023. Ok, oggi i capelli non vogliono stare a posto, ma non importa, partiamo dalla skincare. Perché nell'ultimo periodo del 2023, direi da settembre in poi, sto diventando davvero davvero costante con la skincare e i risultati davvero davvero si vedono e ho veramente amato alcuni prodotti che adesso vi faccio vedere, tra cui come cleanser questo della Elemis. Questa versione al collagene è veramente una bomba, vi lascia il viso bello deterso, bello compatto, è un gel che si massaggia e poi va a fare quella schiumetta bianca, si risciacqua facilmente, insomma di facile utilizzo, ma mi piace veramente un sacco il risultato che dà. Ho la mini size perché costicchia, ma vale veramente tutti i soldi che richiede, insomma, l'acquisto. Poi, altra cosina, saltiamo un po' di palo in frasca, vado a questo profumatore per ambienti della Rituals. Lo sto utilizzando nelle camere, appunto, una volta che vado a fare pulizia la mattina o comunque magari anche la sera prima di andare a dormire. E mi piace un sacco, un profumo fresco, fiorato, accattivante, anche se volete rilassante, insomma mi piace molto. Vado con un altro profumino, più precisamente con questa Pillow Mist della This Works. Sì, anche qui ho delle mini size trovate nella box di Look Fantastic, anche lui è parecchio costosetto. Ma anche lui mi piace tantissimo, prima di andare a dormire spruzzato sul cuscino, lascia proprio questa profumazione balsamica avvolgente, che vi fa davvero rilassare e, mi piace davvero tantissimo, mi concilia il sonno, mi aiuta, quindi lo utilizzo spesso, spesso e volentieri. Poi, ritorniamo alla skincare, vi parlo di alcuni sieri che mi sono piaciuti tantissimo, questo lo vedrete tra poco nei finiti, è il siero ai probiotici della Revuele, mi è piaciuto tantissimo, uno perché allora, è veramente un siero valido, anche questo vi lascia la pelle bella levigata, bella corposa, un po' più luminosa e costa veramente pochissimo, ma vale veramente molto molto di più, quindi la considero una bellissima scoperta che ho fatto su Pink Panda. Revuele assolutamente promossissimo, quest'anno incrementerò i miei prodotti Revuele perché voglio provare altre chicche del brand. Altro siero, altra linea che mi è piaciuta tantissimo è questa qui della Resultime, che ho trovato in una box e questa linea al collagene mi è piaciuta tantissimo. Questa linea in realtà è la linea economica di Nuxe, quindi assolutamente un brand parafarmacia, assolutamente un brand validissimo.
Sono pazza per il collagene e questa linea che ho trovato mi è piaciuta tantissimo. Alcuni prodotti li ho finiti, altri no. Questo in realtà è una Essence e ho anche il siero che sto finendo. Parliamo invece un po' di serie TV. Sì, voglio rendere questo video un pochino più movimentato, quindi se volete scoprire tutti i miei preferiti dovete rimanere un po' più di tempo qui incollati sul video. E parliamo appunto di serie TV. Sono andata in fissa per due serie TV, sì, ben due su Netflix. Una è Lock and Key, è veramente una serie TV spaziale. Credo abbia tre stagioni, se non sbaglio, le ho viste tutte e tre ovviamente, e mi è piaciuto davvero tantissimo. È una serie TV fantasy, diciamo, è veramente bellissima. Parla di questa casa meravigliosa, di questa famiglia meravigliosa, delle chiavi magiche, insomma, veramente particolare, molto accattivante. Se vi va, se avete Netflix, andate a darci un'occhiata, leggete la trama. Se vi può piacere, guardatevela perché a me è piaciuta tantissimo. E un'altra serie TV per cui sono in fissa ultimamente, perché ovviamente non l'ho ancora finita, è Manifest. Sì, non è una serie nuovissima, l'avevo già addocchiata su Mediaset parecchi anni fa, ma ovviamente non potendo vedere tutte le puntate mi ero persa alcuni episodi e Manifest è una di quelle serie che se non si guardano davvero tutti i minuti della serie non si capisce più nulla perché è veramente molto molto articolata. Manifest parla di questo aereo sparito nel nulla per 5 anni, i passeggeri ritornano e da quando i passeggeri ritornano succedono degli eventi strani, particolari, molto molto bella. Anche qui andate a leggervi ovviamente la trama e se vi piace anche questa ve la stra consiglio. E adesso passiamo al make-up. Al make-up vi parlo del fondo che mi è piaciuto di più quest'anno, che è questo della Kiko. Io ho questa versione della Mood Boost, ma credo forse non sia più disponibile sul sito, ma praticamente è quasi identico alla versione della Beauty Essential, forse quella la trovate ancora disponibile sul sito. Questo è uno di quei fondi che mi piace veramente tanto, quel fondo per cui lo metto, lo stendo e dico ok, la mia pelle mi piace davvero perché lascia un bel finish non troppo coprente, ma leggermente luminoso e mi piace davvero tanto. Ne stendo anche due pump per tutto il viso, mi basta, copre magari il grigiore della mia pelle perché particolari imperfezioni non ce ne sono, ma va ad illuminarmi un pochino l'incarnato e mi piace davvero tanto. Invece correttore mi sta piacendo davvero tantissimo questo di Astra della linea Pure Beauty. Anche questo mi illumina molto molto bene il contorno occhi, è uno dei miei fidati correttori ormai. Poi per quanto riguarda la base mi sta piacendo tantissimo, mi è piaciuta tantissimo, mi piace ovviamente tuttora questa cipria di Hourglass. Anche questa è costosetta, ma nella mini size ve la potete cavare, magari la trovate anche in sconto adesso coi saldi. E questa cipria è veramente bella bella levigante. Vi dico, io non sono una fan delle ciprie, ma da quando ho iniziato ad utilizzare questa ormai la uso praticamente sempre. Bella, morbida, levigante, non lascia sul viso aloni bianchi, insomma, mi piace. Andiamo ora ai blush, che sono una delle mie infinite passioni make-up. Il primo che vi faccio vedere è questa meraviglia di Rare Beauty. In realtà questo è il balsamo multiuso, ma è veramente bellissimo, troppo troppo bello questo prodotto. In estate è fantastico. Io magari ci faccio un look super diffuso utilizzando anche solo questo ed è una meraviglia, vi dico. Invece, altro blush che mi è piaciuto tantissimo è questo di Kiko, a parte il pack che assolutamente. Non si può dire nulla dei pack Kiko, specchiato, doratino, molto bello, piccolino e all'interno è così. Anche questo è meraviglioso e quello che indosso oggi, poi l'ho leggermente
coperto con la cipria, ma adesso lo andiamo un attimo a intensificare, ma mi piace veramente tanto, cioè una bomba, guardate. Appena appoggiate rilascia subito colore ed è a pH reagente, quindi dovrebbe dare una colorazione leggermente diversa per ogni tipo di incarnato, ma è veramente bellissimo, mi piace tantissimo. Poi non so, su di me questa tonalità un po' corallosa e niente, è uno dei miei preferiti Poi ultimamente. Magari vi lascio linkato anche il video in cui l'ho utilizzato, in cui ho utilizzato altri prodotti Kiko, così se ve lo volete andare a rivedere, lo trovate qui sotto. Poi passo invece ai profumi, sì, perché allora mi dovrei credere su questa mist che vi ho fatto vedere a novembre, credo sì. E questa mist che avevo comprato con il Black Friday non mi era piaciuta tantissimo perché ha una profumazione molto molto light, ma devo dire che spruzzandola, come vi avevo detto prima di andare a dormire, è anche un air mist e mi piace veramente tanto. È molto più diciamo leggera del This Works, ma come profumazione si assomigliano leggermente e mi piace andare a metterla su tutto il corpo prima di andare a dormire. Anche lei mi dà quel mood proprio di relax e mi aiuta appunto a conciliare il sonno. È assolutamente super super promossa. Questa forse la trovate, anzi senza forse. La trovate nei saldi, quindi se vi piace questo tipo di profumo rilassante, avvolgente da mettere la sera prima di andare a dormire, che vi dà quell'effetto un po' balsamico, ma di fresco pulito, questa è assolutamente per voi. Un altro profumo che mi ha veramente catturata è lui. Questo di Louis Jo è veramente un ottimo profumo. Veramente veramente ottimo. Il tappo ricorda un pochino l'Oriente e in effetti ha questa profumazione leggermente orientaleggiante e non so spiegarvi, mi piace veramente tanto. Ha questo profumo fruttato con una nota un po' arabeggiante e è davvero il mio profumo super super preferito di tutto il 2023, devo dirvi la verità, anche se lo utilizzo con più piacere nei mesi freddi, perché secondo me è un profumo più da temperatura fredda. Adesso vado ai mascara, anzi al mascara che mi ha colpito di più e questo l'ho trovato in un calendario dell'avvento, il Lash Paradise della L'Oreal, ma è davvero un mascara fantastico, è a dir poco fantastico, ormai cerco di utilizzare anche altri mascara, soprattutto quelli che magari ho già aperto, eccetera, eccetera, però questo è quello che vado a cercare per primo quando mi trucco. Infatti oggi non lo trovavo ed ero già andata in panico, ho detto oddio, adesso me ne devo comprare un altro. E invece eccolo qui, assolutamente bello come mascara, vi fa quelle belle ciglia da cerbiatto, ma non troppo, ve le pettina bene, bello, veramente bello. Magari vi faccio anche uno shorts su com'è l'effetto indossato, così potete giudicare. E niente, comunque è il mio strapreferito. Passiamo alle palette. Dai, facciamo le palette perché queste sono sempre super interessanti. Di palette ne ho tre. Allora, questa è veramente superlativa. Queste di Mesauda le ho trovate veramente veramente belle, le Bare Harmony. Io amo soprattutto questa, anche perché, vabbè, ho solo questa, è la Timeless Nude, eccola qua, ed è veramente superlativa come palette, ha tutto quello che serve qua dentro, quindi è una palette completa, non dovete andare a prendere nessun altro colore da altre palette per truccarvi perché è tutto qui a disposizione. Ultimamente amo i trucchi nude, quindi sono quelli che utilizzo di più giornalmente, eccetera, eccetera, quelli che realizzo più facilmente, quindi questa palette è una di quelle che ripesco sempre.
Poi un'altra sorpresa di quasi fine anno che vi ho fatto vedere in un video dove ho creato dei look natalizi è questa, la Creator Palette di Laila Cosmetics. Ma quanto è bella questa palette! Mi dispiace, come ho detto nell'altro video, che non venga sufficientemente nominata qui su YouTube, perché la sento nominare pochissimo, ma è una palette iper performante, super super bella, e c'è davvero tutto quello che desiderate, nel senso che avete sia i nude sia tutti questi toni freddi che adesso vanno super di tendenza. Sono uscite palette ben più costose con questo range di colori, quindi io la trovo una validissima, ma validissima alternativa. La trovate disponibile su Amazon se la cercate, come non innamorarsi della palette di Lancôme. Non si può, e quando l'ho utilizzata me ne sono davvero innamorata alla follia. Ci sono sia toni nude che toni un pochino più anche qui freddi, ma veramente bella, elegante. Le shade sono veramente iper sfumabili, facili da utilizzare. Praticamente si fa da solo il look con questa palette. Anche qui ho realizzato dei look con questa palette, quindi vi lascio linkato qua sotto il video se ve lo volete andare a recuperare, così vedete appunto come performa la palette. Bellissima, anche se è incartonato, quindi niente di che, ma veramente performante, quindi top. Ma veniamo al look che mi è piaciuto di più quest'anno, ed è questo maglioncino che è tra un grigio e un tortora, quindi un colore molto particolare, ma anche il modello mi piace, con la perlina qui, con la manica leggermente con queste dentellature, quindi particolareggiata, e poi questa fascia che avvolge appunto il busto, e in combo amo abbinarci questo pantalone. Adesso ve lo chiudo, è un pantalone di Zara, ma è un pantalone magnifico, anzi se lo trovate in sconto ve lo straconsiglio. È una sorta di carrots sul davanti, una sorta di carrots in vita, perché ha tutta questa arricciatura, ed è un cargo con questo tascone, questi due tasconi laterali, e poi va sotto stringendosi. Ad ammorbidire molto bene le mie forme del corpo, e la amo davvero come tipologia di pantalone, è una delle mie preferite. Quindi bello bello morbido, ma avvolgente comunque. E se riesco vi metto appunto una clip di tutto l'outfit che vi ho fatto vedere adesso, così potete capire l'indosso, la vestibilità, eccetera eccetera. E poi direi che siamo arrivati alle battute finali, e vi faccio vedere i rossetti che ho amato. Sono questi tre, parto da questi due che sono dei gloss. Li ho veramente amati dai primi utilizzi, da quando li ho ordinati su Pinpanda. Sono veramente dei gloss super validi, vi fanno queste labbra belle polpose, belle lucide, quindi assolutamente stra consigliati. Bellissimi, io amo soprattutto queste due tonalità, ma ovviamente sono le tonalità che ho provato fino adesso, la 008 Stone e la 005 Petal. E come non innamorarsi del rossettino di Lancôme, questo L'Absolute Rouge, ma nella colorazione 06, quindi è un rosato, un nude rosato. È bellissimo anche l'apertura di questo rossetto, è fantastica, e la tonalità è la tonalità perfetta del rossetto nude rosato. È quella che indosso oggi e mi piace veramente tantissimo, lascio queste labbra naturali, ma belle rimpolpate, semilucide. Mi piace molto il finish di questo rossetto, assolutamente, e tra l'altro resiste veramente bene, ma bene, molto più bene di altri rossetti a tutta la giornata, quindi sì, lo dovete andare a ripassare, ma non così
frequentemente, come dovreste fare con un classico rossetto in bullet, quindi assolutamente super consigliato. So che Lancôme è una marca bella bella costosetta, ma se trovate i cofanetti, soprattutto magari nel periodo festivo, acchiappateveli, perché sono davvero delle super super occasioni. Tra l'altro vi ho fatto anche il video sulla box di Lancôme, anche quella ve la lascio linkata qua sotto, così potete andare a curiosare cosa c'era all'interno della box di Lancôme. E direi che vi ho detto proprio tutti i miei preferiti del 2023. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, di pigiare il bottoncino, la campanellina, per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. Io vi mando il mio solito mega bacio. Vi saluto e vi aspetto in un prossimo video se vi va. Ciao!